Ciao ragazzi, bentornati. Oggi vado a rispondere al nostro grande amico Guido, che è un po' di tempo che me lo chiede, mi scuso per il ritardo. E la domanda era: allora, un suggerimento da parte mia può essere una lezione su come creare dei bei feel di basso. Vedo che spesso questo argomento non è trattato in maniera efficace. È vero, il feel, secondo me, è quasi più difficile di un solo vero e proprio, perché in uno spazio più o meno ristretto dobbiamo dire più cose possibili. Quindi mi viene in mente un grande sassofonista che è Michael Brecker, andatelo ad ascoltare se non l'avete mai sentito, che pur essendo considerato un grande sassofonista jazz per lo più, si è trovato molto spesso in registrazioni pop dove il tempo per l'improvvisazione è alquanto più limitato rispetto a un brano jazz, comunque a una situazione jazz. E lui era il numero uno, almeno secondo me il numero uno, dei musicisti che sapevano racchiudere in poche battute, quindi con poche frasi, diciamo un vero e proprio discorso. Cosa intendo? Intendo che secondo me un feel come l'improvvisazione è qualcosa che vogliamo dire, vogliamo trasmettere con la musica. E ovviamente in un assolo, quindi vero e proprio, come dicevo prima, con più giri, di accordi, eccetera, abbiamo più modo di prepararlo, dargli comunque una storia a questo assolo, con la dinamica, con decrescendo, delle frasi che vanno più in una direzione rispetto alla melodia, magari un po' più out, eccetera, eccetera. Invece un feel è come se, faccio un esempio, siamo a fare un provino, siamo 50 persone e ognuno ha 10 secondi per far vedere ciò che sa fare, ma non necessariamente nella musica, in tutto. E in quei 10 secondi devi dar tutto. Quindi il feel io lo vedo un po' così, un piccolo spazio che ci prendiamo in un brano, in un determinato momento, dove vogliamo dire qualcosa. Allora, come creare feel efficaci? Io diciamo che, come sempre, premetto che ho un approccio completamente diverso tra situazioni più jazz che situazioni più pop. In questo caso, nella lezione di oggi voglio prendere una ballad di riferimento, una basaccia che ho fatto così al volo, che è composta da questi accordi: Re maggiore, sarebbe più o meno il giro di Re, Re maggiore, Si minore, Sol maggiore e La maggiore. Non ho messo settime, none, molto semplice, proprio una ballad a circa 60 bpm. Allora, qual è il mio modo per, diciamo, esercitarmi sui feel? Metto questa base e provo, ad esempio, dico un giro, faccio un feel sull'ultima battuta, quindi sul La. Che opzioni ho sul La? Ho l'opzione di usare le note della triade, quindi La, Do diesis e Mi, ovviamente su tutte le ottave, quindi. Ho l'opzione della pentatonica di La. Posso provarci la pentatonica di Re, visto che è la tonalità, per esempio. Un colore diverso, oppure la scala di La maggiore. Quindi su ogni accordo avrò varie possibilità. Per capire, appunto,
appunto quali mi piacciono di più, comunque con quali mi vengono frasi migliori, metto il loop, la base, e come dicevo prima, dico ora mi esercito sulla maggiore, quindi sull'ultima battuta. Poi tra qualche giro faccio fill sul si minore, per dire, quindi avrò altre scelte, avrò l'arpeggio ovviamente di si minore, quindi le note dell'accordo. Poi dico via, ci aggiungo la nona, contesto pop, di solito è un'opzione molto ricorrente. Oppure ci provo questa pentatonica invece di quest'altra. Sono tutte cose che appunto è giusto fare in fase di studio, in modo che poi in live, comunque quando si suona con altri musicisti, abbiamo già un'idea di quello di cosa fare in un determinato momento, insomma, non andiamo del tutto a caso. I consigli sono sempre studiarsi qualsiasi scala arpeggio, pentatonica su tutta tastiera, questo dirò sempre fino alla morte. Seconda cosa, cercare di cantarselo il fill. Non so che è ancora più difficile di un'improvvisazione vera e propria, perché, ripeto, abbiamo talmente poco tempo che l'ascolto, quindi ascoltate Michael Brecker in primis, ma soprattutto i fill. Io mi faccio sempre riferimento al sax, perché per me il sax è lo strumento di improvvisazione per eccellenza. Quindi gruppi o comunque situazioni pop dove c'è il sax, che magari fa delle risposte. Un altro esercizio utile può essere quello di prendere un brano, oppure una base, farci una melodia e registrarla, poi rimetterla, mandarla e fare delle risposte a quello che abbiamo registrato prima. Una tecnica molto usata appunto da sassofonisti, non solo. Oppure un brano con una melodia e provare a fare delle risposte alla melodia. Questo è tutto materiale che è utile poi per fare dei buoni fill e delle buone improvvisazioni anche. Metto la base e proviamo qualche fill al volo. Allora, ora li farò sul La. Quindi mando la base, Re maggiore, Si minore, Sol, thank you.
Allora, ovviamente, come sempre, queste sono solo idee che mi vengono sul momento, spontanee, molto, si sente, però come idea di base, ovvero il mio approccio per esercitarmi, I feel, come sull'improvvisazione è questo, basi molto semplici, poi magari ogni tanto ci aggiungo qualche accordo un po' più complesso, eccetera, però sempre partire dal semplice. E penso comunque per oggi di aver detto abbastanza. Come sempre, vi invito a farmi richieste se ne avete su nuove lezioni. E poi vi aspetto tutti sul mio nuovo, nuovissimo, il mio e di Antonio, canale Telegram che trovate qui al link sotto al video, dove stiamo creando un grande gruppo di persone eccezionali. Quindi dove si può parlare veramente in piena tranquillità di tutto quello che riguarda il basso e non solo. Ci vediamo al prossimo video.